al Comunale Morra, per la prima categoria Umbra, girone A, va in scena il match tra Tigrotti Morra e Ponte Felcino. Dirige l'incontro il signor Mammoli della sezione di Perugia. Minuto 11, per il Ponte Felcino, Radicchi la mette dentro, trova Maccioli, che però calcia male. Al 19esimo vediamo il Morra e dopo un contrasto la palla finisce sui piedi di Corneli, che prova la conclusione e Mischianti la mette in angolo. 33esimo, per il Morra va su punizione Bambini, conclusione sballata. 38esimo, palla sulla fascia per Gattaponi, che alza la testa, la mette dentro, trova di testa Bellucci, che però non c'entra la porta. Minuto 42, Bambini di sinistro la mette dentro, arriva Grasso col tempo giusto, ma non riesce a impattare. Continua ad attaccare il Morra con insistenza, respinge la difesa del Ponte Felcino, arriva Antonelli, che prova il sinistro, ma la mette fuori. Minuto 44, rivediamo il Ponte Felcino. Omba Manga si districa bene e serve col giusto tempo Maccioli, che punta la difesa e poi lascia partire il destro, facile per Gabrielli. Nel secondo tempo vediamo subito arrembante il Ponte Felcino. Palla sulla destra che finisce a Fioriti, che avanza, alza la testa e la serve lunga. Trova Omba Manga che di testa l'appoggia subito per Pastorelli, che con una giravolta si libera dell'avversario e lascia partire subito la palla tesa. Ci arriva benissimo Maccioli di sinistro, ma Gabrielli fa muro e salva il risultato. Minuto 8, rimessa lunga di Gattaponi. Palla che viene poi appoggiata dietro, prova la conclusione Corneli, ma c'entra un compagno di squadra. Minuto 19, palla al centro per Antonelli, che non vede soluzioni se non quella di provare il sinistro. Lo prova, ma la palla è alta. Minuto 28, insiste il Morra, palla appoggiata in aria per Corneli, che a sua volta riesce a metterla per Bambini, che va alla conclusione, fermato dalla difesa. Minuto 30, altra rimessa di Gattaponi, respinge la difesa sui piedi di Antonelli, che non ci pensa due volte e con un sinistro morbido impegna Mischianti. 43esimo, è il Morra a cercare con insistenza il gol del vantaggio. Antonelli la gestisce a centrocampo, la imbuca bene per Bianchi, che prova l'azione in solitaria, ma finisce per infrangersi contro la difesa. Al 45esimo rivediamo il Ponte Felcino, palla buona per Omba Manga, respinge il difensore. 48esimo, prova il sinistro Gattaponi, ma anche lui va alto. Minuto 51, ultimo assalto del Morra, Trentini allarga per Gattaponi, che di prima la imbuca per Cerboni, che aspetta un attimo e poi chiude il triangolo col numero 3, che però vede la conclusione spegnersi sulla difesa. Finisce quindi 0-0, un match che ha visto le due squadre affrontarsi a viso aperto. Ma prima partita vorrei cominciare nel ringraziare la società, la Pro Loco e tutto il paese che ha permesso questo miracolo, perché fondamentalmente fino a 20 giorni fa il campo era pieno di terra, allagato, fango, e con tanto spirito di sacrificio sono riusciti a farci rigiocare nel nostro stadio. Quindi un ringraziamento particolare a tutti che ci hanno aiutato a mettere a posto l'impianto, e non era facile. La partita è stata veramente una partita dura, Ponte Felcino è una grande squadra, faccio i complimenti ai miei giocatori e gli dico di continuare per questa strada, perché non tutte le domeniche incontreremo il Ponte Felcino, che è la prima della classe e lo sta dimostrando, ma troveremo anche partite magari che giocando così riusciremo a vincere. Quindi grazie a tutti e faccio dei grossi complimenti ai miei giocatori che oggi hanno risposto con una grande prestazione dopo una settimana veramente difficile. Beh, devo dire innanzitutto che è stata una bella partita da entrambe le parti. Peccato per le occasioni che ci sono state, ma il portiere ha fatto anche una bella parata. Per il resto abbiamo giocato contro una buona squadra, molto valida. Anche noi abbiamo giocato a viso aperto e il campo ha parlato e ci ha detto questo risultato. Però accettiamo bene e dalla prossima un passo avanti e continuiamo per la nostra strada.